A qualche settimana di distanza dal ministro dell'Ambiente è giunto il turno della titolare delle politiche agricole, Nunzia De Girolamo, a recarsi nella parrocchia di Don Maurizio Patriciello nel Parco Verde di Caivano per rendersi conto del terribile stato in cui versano le campagne della Campania, orribilmente colme di rifiuti scaricati illegalmente e fucina di tumori per la popolazione locale. Il ministro ha fatto un sopralluogo nei terreni accompagnata dagli uomini della forestale e ha dichiarato da campana il proprio impegno. Sono nella mia terra, che è una cosa ben diversa dal dire la terra dei fuochi. Quindi vengo con un coinvolgimento emotivo e con una passione diversa da chiunque, perché io sono nata qui, tengo molto alla campagna e voglio che l'immagine che passi di questa terra non sia quella solita, solo di rifiuti, di camorra, ma anche di tante virtù e di tante cose belle come quelle di tanti cittadini che ci sono oggi qui e che si occupano finalmente delle loro realtà. Io non so per quale motivo ci si ammali in questa terra, perché ho troppo rispetto per la ricerca scientifica e per chi studia da sempre queste materie, quindi non conosco le correlazioni. So che qui ci si ammala e che la politica deve dare delle risposte. E Don Maurizio continua dal pulpito e dalla strada a difendere il diritto alla salute del suo gregge e dei suoi concittadini. Chi più di una mamma vuole bene ai suoi figli, e quindi se lei come mamma è preoccupata per la salute dei suoi figli, comprenderà quante mamme qua sono terrorizzate nell'andare a fare la spesa per paura di mettere a tavola un cibo avvelenato. E ha detto delle cose molto belle il ministro, perché a noi serve questa, a noi serve sapere quali sono i terreni inquinati e quali sono i terreni sani, per poter anche aiutare i contadini a dire coltivate i terreni sani e mettiamo a no food i terreni inquinati.